Radio Yes, la radio della città di Roma. L'utile e il dilettevole, attualità e mondanità. Buonasera, ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'utile e il dilettevole, 18:08. Io sono Claudio Valentini, dall'altra parte del vetro c'è Stefano Voglio in regia, c'è anche Tiziana Rocca collegata. Ciao Tiziana. Ciao Claudio, veramente un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi l'utile e il dilettevole, ci occupiamo di un argomento che purtroppo è molto attuale su tutti i giornali, tutti i giorni, e vogliamo insomma capirne di più. Parliamo della crisi, perché molti dicono che c'è una, diciamo, c'è la crisi è finita e c'è una, diciamo, una c'è una ripresa, ma molti invece mi dicono che non è così. In ogni negozio che incontro mi dicono che la situazione invece è ancora difficile, e quindi vogliamo un attimo capire, analizzare a che punto siamo, perché la crisi riduce tutti i consumi, addirittura anche i consumi alimentari, esatto. Quindi anche come cambia la tavola degli italiani. Insomma, questa crisi economica. Sì. Guarda, Tiziana, io fin da subito vorrei ricordare il numero per i nostri ascoltatori, in modo che possano dire la loro. E anche l'SMS. Esatto, il 342 41 51 406. Stiamo uscendo dalla crisi, secondo voi? Fatecelo sapere con un SMS, perché questa sera cercheremo di capire meglio. Io vorrei meglio. Capire se Stefano ha già il nostro ospite in linea, perché comunque abbiamo un esperto, insomma, che ci può forse insomma dire la sua, perché comunque ho detto siamo un po' incerti, c'è un momento di incertezza, non si capisce se questa crisi c'è veramente, c'è una ripresa o se la crisi continua, perché adesso sai, per un anno, secondo me l'anno scorso insomma c'era la crisi, però c'era ancora, come posso dire, una voglia di in qualche modo di positività, di pace. Adesso molte persone, ma soprattutto la gente con cui parlo, invece c'è anche una sorta di come faccio, cioè nel senso come faccio, ho perso il lavoro e insomma tante problematiche difficili invece, e quindi l'ottimismo è un po' sta finito. Calando purtroppo, è vero. Ecco, il Stefano mi può dire sì, abbiamo il nostro ospite in linea. Perfetto, Tiziana. Allora io vorrei dare il benvenuto a Michele Mirabella. Ciao Michele. Buonasera. Benissimo, come va? Come va? Tutto bene? E tu come stai? Non c'è male, voglio dire, chiedere come stai a me, io devo dire per forza non c'è male, ci mancherebbe. Una volta c'era una canzoncina che suonava così, ma cos'è questa crisi? Che cos'è questa crisi? Ecco, ma infatti guarda, noi siamo molto preoccupati, perché sui giornali leggiamo un giorno che diciamo in quella crisi continua, perché si registra dai consumi che sono in calo, e da un altro giorno diciamo c'è crescita, c'è ripresa, ma poi io parlo con la gente comune e mi dice che non è così. Ma non c'è ripresa per niente, non è vero, è una situazione triste, drammatica, non è seria, ma è drammatica. È una situazione dove i consumi sono rattrappiti, e perché c'è una crisi anche di come dire, intenzioni, c'è una crisi di ottimismo, c'è una crisi della volontà, perché ci sono state altre crisi, ma c'è stata anche spesso sono state accompagnate da una sorta di benefica rabbia o da una benefica, altrettanto benefica speranza. Qui c'è accidia sociale, perché non ci crede più nessuno, perché a una crisi ne succede un'altra, perché non si fa tempo a sentir dire siamo fuori, e poi ci informano che il prodotto interno lordo è diminuito, che il gettito fiscale è diminuito e che non abbiamo ancora un ministro dello sviluppo economico. Allora dov'è che è finita questa crisi? È vero che chi si va a comprare i jeans o la maglietta o le scarpe o un pacco di una scatola di cioccolatino, un chilo di spaghetti, non si lascia certo fermare dal fatto che non abbiamo un ministro dello sviluppo economico, se ne infischia, perché la distanza dalla politica è diventata sempre più profonda. Però è anche vero che il clima diffuso per ragioni impercettibili e ineffabili è quello di una sfiducia nel domani. Quello che ci hanno per ora sottratto, non voglio dire rubato, è il futuro, il domani. Sì, anche una sorta di ottimismo, perché no, se, come dicevi tu, c'è una sorta di depressione latente. È collettiva, quello che è peggio, c'è è una forma blanda per ora di depressione collettiva, di sgomento. Avete notato che si sorride meno?
o si ride sguaiatamente per la boiata, oppure non si è tristi o pensosi, con una specie di collettiva gigantesca ruga sulla fronte. E questo deve finire, però perché non finisce? Perché i segnali, uno dei segnali più catastrofici è quello dei tagli alla scuola e alla ricerca e alla, all'arte e alla cultura. Mentre la Merkel ha tutto ha tagliato, salvo i fondi alla ricerca, all'arte, alla scuola e alla cultura, qui invece quando si comincia a capire che andare a teatro è difficile, che la musica non sarà più quella degli altri anni, che i musei sono periclitanti, che le sovrintendenze non hanno persona, sì, questi sono i segnali del costume, allora la gente non ha più gioia. Certo. E adesso non voglio insegnare l'arte a nessuno, per carità, i ministri sanno fare il loro mestiere, mi auguro, per noi tutti ce me lo auguro, e i tagli erano indispensabili, lo sappiamo tutti, non si può fare un discorso così genericamente protestatario, ma è anche vero che però se loro fanno i ministri, fanno i politici, fanno gli amministratori, sono stati eletti per farlo e devono trovarla la soluzione, è compito loro. Già. Non c'è dubbio, poi incominciassero a tagliare da loro stessi. Brava Tiziana. Per cominciare, le politiche in Italia sono spropositate e offensive. Mille parlamentari non ce li ha nessuno. Insomma. Non servono anche a niente, molti se non fanno nulla. Lascia perdere, questo non sta, voglio dire, non è questo il momento in cui mi posso avventurare in questo genere di accuse, però il dato matematico, quello sì, certo. È scandaloso. Cioè, gli addetti ai mestieri della politica sono migliaia in questo paese, tra consigli comunali, consigli assembleari, consigli assemblee regionali, assemblee provinciali, assessorati, consigli, è una pletora gigantesca. No, poi la cosa che leggevo è che accorpano 3-4 stipendi, ma che fanno 3-4 lavori. Capito? No, magari una piccola limatura sarebbe un bel esempio. Avevano detto che avrebbero sciolto le province, per carità, non si può fare, e allora purtroppo è perché bisogna avere il coraggio, nel senso che sai, è difficile, sono tutti equilibri, se tu tagli questo, addio succede questo, quindi sai, se ne ho capito, ma anche lavoro, la famiglia si ha il coraggio di tagliare, infatti io leggo i consumi delle famiglie italiane, quest'anno non so, meno pasta al 2-3% in meno, la carne bovina 2,5% in meno, cioè le famiglie come vedi... Ho visto gente, rovistare nei cassonetti, e non i soliti clochard a cui va la nostra pietà e comprensione. La gente, io ho visto gente andare nei supermercati e trasportare una parte. Sì, ma abbiamo sentito anche nei telegiornali, nelle cronache, di persone anziane che magari sono costrette a rubare il pezzo di pane. Diciamola tutta chiara, io ho visto una persona prendere un pacchetto di spaghetti, prenderne una parte e rimettere a posto il pacchetto con l'altra, perché ha portato via solo quello che gli serviva, e questo è terribile. Assolutamente. E allora, perché le pensioni sono quelle che sono, l'età media della popolazione aumenta, ma siccome quelli hanno voluto essere amministratori, si sono candidati alle elezioni, li abbiamo eletti, nominati, stanno lì abbarbicati che non li muove nessuno, almeno amministrino, facciano qualcosa. Bene, sì. Ma poi la cosa, infatti, dice, ma chi lo dice che la crisi è finita? Perché ogni tanto esce qualche articolo sul giornale e dice la crisi è finita, ci sono ma quelli sono i giocatori di borsa che danno buone notizie per poter lucrare sull'effimero vantaggio di un paio di giorni di crescita del massimo, lo sappiamo com'è, al lupo quando serve e alla volpe quando serve, è così che si dice. Certo. No, poi dico, io per esempio dei negozi importanti che esistono da anni, proprio quelli storici, mi dicono ormai bisogna avere coraggio a sopravvivere per non chiudere. Vabbè, mi dicevano così, perché i posti storici che esistono da 50 anni, 60 anni, signora, io sono anziano. Ma quando non li chiudono per dar luogo, per mettere al loro posto le ginserie, che è un altro. Comunque non ce la fanno. Spesso passo davanti a negozi storici e trovo la serranda abbassata perché hanno chiuso, non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli aspetti, però. Il popolo italiano, siccome dà il meglio di sé nelle crisi, nelle cose gravi, nei momenti drammatici, spero che si rimetta a dare fiato alla girandola, insomma, e a giocare,
forse così darà un segnale anche agli amministratori e ai politici. Dobbiamo privatizzare l'Italia. Vabbè, non esageriamo. Però nel senso che io vedo che la gente che lavora è sempre più lontana, come dicevi tu, dalla politica, perché pensa a lavorare e non ha tempo di pensare alla politica, che è diventata complicata. I cittadini, sia quelli che lavorano che i pensionati, che i giovani, gli studenti, cominciano a sentirsi estranei, anzi a sentire la politica come estranea al loro linguaggio, alla loro mentalità, lontana, incomprensibile. Io poi sono un sostenitore delle ideologie, quindi sono un passatista. Sì, però attenzione, perché più noi ci allontaniamo dalla politica, più la politica poi fa come vuole. Questo che stiamo tentando di dire da 10 minuti a questa parte. Infatti, no, bisogna comunque cercare di mandare dei messaggi in modo che i cittadini si muovano in qualche modo, perché altrimenti stiamo lì a piangere e questo poi non è un atteggiamento che può essere risolutivo. No, ma io dico che gli italiani trovano sempre, no, in loro stessi poi una risorsa per dire ok, mi rimbocco le maniche, voglio dire, ho 150 anni dell'Unità d'Italia e che diamine, abbiamo anche diritto di cominciare a pensare che questo grande meraviglioso paese fatto tutto sommato di persone per bene sia meriti altro dalla storia, che non soltanto questo periodico riaffacciarsi di... I brevi frammenti di tempo che ci hanno regalato sono quelli tra una crisi e l'altra, e ecco. Ma comunque quest'anno, insomma, diciamo, la crisi ha... i consumi, diciamo che la verità, gli segnali sono pessimi. Tiziano, hanno cacciato via uno come Profumo da una banca che cercava di distinguersi da non sono un esperto economista, esperto di finanza, ma come tutti i cittadini leggo i giornali, certo. Ed è un segnale tremendo questo qua, brutto, brutto, perché ancora una volta tutto rientra nel marasma degli interessi di bottega, di partito, di camarille, di storie. Insomma, i segnali. Ecco, la cosa che manca, Michele, è che prima forse diciamo che c'erano dei veri ideali. Infatti direi che secondo me il politico i primi 2 anni non dovrebbe percepire stipendio, dovrebbe farlo per ideologia. Poi se dopo 2 anni sta vuol dire che ha meritato di percepire uno stipendio. Ma perché non ti presenti alle elezioni, ecco, con questo problema? Io di no, ti voto. Perché il problema è che sai che da solo non fai niente. Io so che molte persone arrivano lì con buonissime intenzioni, ma poi la politica è talmente una macro macchina che alla fine mangia le persone che anche vogliono essere operative e fare, perché alla fine ti scontri con quelli che invece sono di più, che vogliono mantenere dei privilegi e non fare. Io non so se sottoscrivo o meno, per ora sono un cittadino che ascolta con prudenza tutto quello che hai detto. Ti auguro una buona carriera politica nell'interesse. Momento non ho intenzione di entrare in politica. Ma io sono un po' spaventato da tutto questo, perché spesso poi i propositi sono buoni. Il problema è che poi quando ci si siede su quella poltrona, incredibilmente tutti quelli pure più, insomma, che avevamo stimato, prendono un po' delle fattezze strane. No, ma io l'ho chiesto, guarda, apertamente, Michele, io l'ho chiesto a dei politici importanti, ma perché voi arrivate lì con buoni propositi e poi non fate niente? Io ho fatto questa domanda in modo brutale e diretta. Mi hanno detto perché quando arrivi lì, talmente difficile la burocrazia, la macchina, le cose che ce lo impediscono, non ce lo fanno fare. E si dimettono. Ecco, infatti, il coraggio di dimettersi. Senza aspettare il tempo minimo utile a prendere la pensione. Si dimettono. Bravo, senza aspettare i 2 anni. Esatto, questo sarebbe un grande atteggiamento. Adesso no, ti prego, Michele, invece, un buon auspicio ai nostri ascoltatori. Devo andare in teatro, c'ho le prove generali. Allora, fai un saluto, diciamo, comunque di ottimismo, che tu sei comunque un... Ma la speranza e l'ottimismo ci devono riportare il sorriso. Rimbocchiamoci le maniche idealmente, cerchiamo di osservare e guardare con attenzione e leggiamo, torniamo nelle biblioteche, studiamo, perché soltanto con la competenza culturale si può fronteggiare con coscienza il momento sempre più difficile. E appunto sosteniamo la scuola, sosteniamo il personale della scuola, sosteniamo gli studenti, perché sono quelli sì il futuro. Grazie. Grazie Michele Mirabelli, a voi, buon lavoro.